Il suo autista si è salvato appena in tempo, ma il fuoco lo ha divorato sotto i nostri occhi in una ventina di minuti, come fosse fatto di paglia. Un tir di un'azienda di trasporti tedesca diretta in Albania, dopo aver passato la grande rotonda di via Campanella alle 11 di oggi, è stato attaccato dalle fiamme. Da dove siano partite resta un mistero, cabina, asse posteriore, poco si sa. Si sa invece che la violenza delle fiamme, che ha costretto le squadre dei vigili del fuoco di Fano ad un delicato ed impegnativo, nonché spettacolare intervento, è stata alimentata dal suo carico. Materiale di diversa provenienza, diversi fusti di vernici, solventi, pellami da calzoleria, suole e tomaie per calzature, grossi rotoli di plastica e PVC, sementi anche per il giardinaggio e le coltivazioni. Un pesante carico che l'autista, con quarantenne di nazionalità albanese, voleva pesare alla pesa del Kodma di Rosciano assieme al suo mezzo per non superare il limite consentito prima di imbarcarsi da Ancona, dove era diretto, per poi andare a Durazzo. Durante le concitate operazioni di spegnimento si sono udite anche a grande distanza due esplosioni ben distinte. Erano i fusti che, per effetto delle alte temperature, scoppiavano. Come anche il fumo denso e nero, alto una trentina di metri, è stato avvistato da tutta Fano e da Torrette fino a Fosso Seiore. Le altissime temperature raggiunte dal rogo hanno fuso anche la struttura di un lampione della pubblica illuminazione, caduto poi sulla cabina del mezzo, ed innescato anche alcuni roghi alle sterpaglie adiacenti alla strada. I due mezzi dei vigili del fuoco partiti immediatamente da Fano, assieme a una squadra da 6 unità di turno che ha ricevuto il supporto da Pesaro, intervenendo anche con la speciale schiuma che si utilizza in questi casi. Sono arrivati sul posto anche a presidiare la zona una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri di Fano, del comando stazione, e tre pattuglie della polizia locale per regolamentare la viabilità, che è stata deviata su percorsi alternativi dato che il segmento di strada interessato è stato interdetto al traffico. Le complesse operazioni si sono protratte fino a tardo pomeriggio, anche per la rimozione dalla sede stradale del carico andato a fuoco, che fuoriusciva dallo scheletro ormai del cassone del mezzo. Rimozione per consentire anche lo smaltimento, essendo diventati i residui anche residui speciali che vanno smaltite da ditte specializzate con procedure particolari. La zona per precauzione è stata presidiata da un autobotte dei vigili del fuoco e due unità anche fino a tarda serata della giornata di oggi per monitorare i resti del mezzo ancora fumanti.